Il giorno del ricordo è stato celebrato a Grosseto con la deposizione di una corona d'alloro alla targa dedicata alle vittime delle foibe, collocata all'ingresso del comune di Grosseto e da un incontro presso la sala consiliare che ha visto la presenza del professor Davide Rossi e dell'architetto Massimiliano Tita, che ha parlato della istituzione del giorno del ricordo e del Vittoriano d'Italia. Oggi è una giornata veramente significativa e tutte le commemorazioni portano insieme un significato più profondo, perché sono quelle di ricordare insieme, che è il significato letterale, ma stare insieme in questo momento assume una valenza molto più pregnante. Oggi ricorrono i 20 anni dalla legge che il 30 marzo del 2004 istituì il giorno del ricordo come una solennità civile nazionale. Adesso il contesto è cambiato, non cambiato dal punto di vista storico, ma dal fatto che dobbiamo essere ben saldi con lo specchietto retrovisore sul passato, su quello che è accaduto, sulle nostre tradizioni, ma dall'altra dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni nascano all'interno di quelli che sono i principi democratici di collaborazione di stati che fanno parte della medesima comunità europea. Quindi un ricordo del passato e dall'altra parte uno sguardo al futuro per le nuove generazioni.